Buongiorno, tanti auguri. Tu vai? Tu vai, tu vai, tu vai. Allora, Wissa. Buongiorno, buone feste, beh, buon Natale, buon Santo Stefano, ormai sono passati. E niente, video vegano, insomma. Stamattina ne ho già guardati un po' e sono in pigiama con il mio cerchettino. E allora intanto vi mostro una cosa che non vi ho mostrato, che mi ero comprata, questo bellissimo alberello, troppo bello, al quale ho messo le lucette. Sì, è corta, eccoli qua, c'è un giro di lucette, insomma, che avevo comprato, vi avevo fatto vedere. Vediamo se sono qua le altre. No, dove sono le altre? Non le trovo. Vabbè, quella batteria, insomma. Ho messo qua il coso e poi ho messo su, avevo in giro questi campanellini decorativi da qualche anno, insomma, questo è il cappellino che ho comprato da Bottega Verde un paio d'anni fa, e niente, qualche fiocchetto, giusto, ecco, questi due colori che mi piacciono tantissimo, e questo è nell'entrata. Ok, poi vabbè, il mio albero di Natale, quello grande. Quello grande, la mia stella di Natale, questo che poi appunto va all'ingresso, e i miei babbi natali come sempre, qua, uno e due. Ah, le mie campanelline, quest'anno ho messo le campanelline con le stelline decorate anche, vabbè. Comunque insomma, mai, ripeto, Natale è passato, vabbè che tanto fino a 6 gennaio l'albero sta acceso e tutto. Allora, video regali. Allora, da cosa parto? Allora, partiamo da questi qua. Allora, la mia amica creativa mi ha portato questo, fatto lei, è un diffusore di essenze. Adesso non l'ho aperto perché ne ho già aperto uno con poi tutti i bastoncini. Infatti, ho incartato un sacchetto di nylon così. E quindi uno è questo. Profumo, mi sembra di... non so se... panna e fragola, forse, è tipo un bagnoschiuma che ho di Avon, ma è buonissimo. E poi, vabbè, la sua bimba ha fatto questo, che infatti era già appeso, era già appoggiato all'albero. E vabbè, poi biscottini, assaggini, che vabbè, sono ovviamente finiti. Poi, altre cose culinarie, vabbè, la vicina mi ha portato legato, ovviamente, già, questi già anche loro già aperti, un sacchettino di dolciumi, insomma, perché sanno che sono golosa. Infatti quando il figlio fa qualcosa, qualche torta, qualcosa così, mi porta sempre qualcosa. E quindi questo. Ieri sera ci ha portato la sfogliatella napoletana che si è mangiato il mio compagno stamattina a colazione. Beh, poi un panettone artigianale, ma non c'è neanche il cartellino, l'ho tolto. Se ne è fatto il gatto. Tra l'altro questo sacchetto poi mi sa che sartoria made in Italy, cioè guardate qui, fantastico, proprio bello. E comunque poi lo apriremo. Ok, quindi cose culinarie penso basta, sì. No, non è vero. Allora, ci hanno regalato questo portamestoli, che poi vabbè uno ci mette quello che vuole, dove dentro c'erano tutti i cioccolati, tutti no, perché sotto c'era il polistirolo bello preciso. Io sono tutta contenta. E c'erano i cioccolatini, le paline. No, non è per te. No, lui vuole la carta. Ma perché qua c'è ste creme? Hai fatto così? C'è tipo delle crepe qua. Che poi non sono crepe, perché non sono di rilievo. Però, insomma. Attenzione a questi che io ho paura. Poi, via, puh! Via! Via! Poi mi hanno regalato, allora, questa è decorazione per la casa, piante secche praticamente, queste se le prendevano, profumo, non sembra legno, diciamo il classico porpoise, ecco, però in questo vaso che una volta poi che queste cose non profumeranno più o mi avranno rotto le scatole o saranno piene di polvere,
tirerò fuori e userò il vaso come portacandele. Per adesso sto qua anche perché comunque mi fa a casa, mi fa inverno, mi fa proprio, mi piace, ecco. E altrimenti ci metto dentro le lucette, quelle che adesso ho sull'albero e va bene, insomma. Sono tutte idee che io poi non faccio niente. Punto. Scendi dal tavolino. Ehi, giù dal tavolo, giù. Poi, allora, ci hanno regalato. Queste federe, questa è mia, queste federe, qui ho dentro tutti i biglietti d'auguri, vabbè, ok, insomma. Ah già, questo è quello del vasetto che vi ho fatto vedere, Earthy Floral Decor, vabbè, insomma, e... Niente, appunto, la federa è questa. Ah, com'è così? Questa è del toro. E l'altra è... Vediamo, qua ce l'ho. Ok, la cosa così, perfetto. Che tanto non userò adesso perché il mio compagno mi fa mettere le lenzuola in flanella, di conseguenza anche le federe. E l'altra è del cancro ed è praticamente questa. Questo qui. Ok, bene, soltanto queste poi le mettevo a bagno, quindi non le sto a mettere via, ecco. Allora, quest'anno abbiamo, no, quest'anno sono praticamente da quando conosco il mio compagno, al primo anno forse no, però è tipo da ormai sono 8-9 anni che vado a fare vigilia a casa del mio compagno con i suoi, così insomma, e quindi ci si scambia dei regali. Quest'anno c'erano due persone in più. Allora, c'era anche mia mamma, sono 2 anni che c'è anche mia mamma. Insomma, quest'anno c'erano tutti, tutti. Io, mio compagno, i genitori, ovviamente, il fratello con la ragazza, mia madre e i genitori della ragazza. Quindi eravamo in 9 persone e quindi è stata una vigilia che allora è passata perché non ci siamo nemmeno accorti. E allora, come ogni anno, il mio ragazzo e il suo fratello litigano per cosa vedere in TV. Sapete che tutti gli anni alla vigilia fanno una poltrona per due. E il mio ragazzo è tradizionalista e è vero che non è che la guardi perché stai mangiando, chiacchiere e tutto, però ogni tanto dai, butti l'occhio e vedi che c'è. Come si chiama? Eddie Murphy in televisione e quindi vabbè. Quest'anno non ci siamo praticamente accorti, perché comunque in 9 persone poi parli, poi smangiucchi, insomma comunque te la racconti su, quindi quest'anno è praticamente è volata, in effetti è proprio volata, perché no. E poi vabbè nulla, comunque, vabbè questa piccola parentesi, per dirvi che appunto, quindi, allora questo infatti ce l'hanno regalato i genitori della ragazza del fratello del mio ragazzo, insomma. Le federe ce le hanno regalate i suoi genitori, quindi ad ognuno appunto la federa del segno zodiacale. Infatti adesso non so se trovo i biglietti. Sui biglietti, eccolo, non c'erano i nomi, ma c'erano le iniziali e noi non capivamo. E poi infatti abbiamo preso perché erano tutti uguali, l'abbiamo preso tutti assieme perché altrimenti ci si spoilerava il regalo. Comunque, chiusa parentesi. Poi, allora, il fratello del mio ragazzo, il fratello e la ragazza ovviamente, per la seconda volta mi hanno fregata, no, nel senso buono, ci hanno regalato la macchinetta del caffè perché la nostra, sempre regalata da loro, oddio, ormai sono 4 anni, 5 anni, quanti ne ha quella macchinetta? Non mi ricordo se ce l'hanno regalata il primo Natale, sì, quando siamo venute a convivere ce l'hanno regalata, mi sembra, sì, e
E lui stava un po' andando, che perde un po' d'acqua e va bene, insomma, però. E quindi ci hanno comprato questo dell'Nespresso. Sono con il dismarcati, c'hanno delle tutte colorate. E a me piace un sacco, a me piace un sacco. Io ho la a modo mio della lavazza. Quella piccola, che poi mi ha detto il mio ragazzo che praticamente la lavazza l'ho copiato da questa, sì. Infatti questa, oddio, sì, è carina, piccolina, però c'ha quel cazzo di cosa dietro, ah, vedete, ah, se porto io dell'acqua dietro così, piazzato così, che vabbè, però insomma, chi se ne frega, voglio dire, poi è rossa e nera, e poi è automatica, praticamente fa caffè lungo, lungo, corto, no, se fate il caffè lungo non si ferma da sola, se lo fate corto si ferma da sola, quindi, ottimo. Bella lì. Poi, vabbè, questo ce l'hanno dato prima di Natale, però rientra sempre nei regali di Natale. Un altro mio metto, non ne posso più, me ne sogno di notte, ho la casa invasa. No, vabbè, aia. Poi, mia mamma mi ha regalato questa. Io adoro queste cose, infatti ne ho due ma piccole. Vabbè, la stellina ce l'ho messa io, perché mi piace il riflesso sul muro e poi anche perché almeno trovo subito la porta, cioè trovo subito l'apertura qua, insomma. Si apre così e anche bella candela, ovviamente. Sì, allora, me l'ha regalata mia mamma, me lo sono comprata io. Perché mia mamma con i regali, ma non lo so, ma qua, ma là, ma sono giurato, senti, compro io. Quindi appunto questa, come vabbè, la candela va dentro, vabbè, lasciala. È troppo bella, è troppo bellissima. Ah, beh, poi le decorazioni natalizie che guarda, le decorazioni natalizie che decorano i pacchi sono sempre ben accette. E poi basta. No, basta. E poi il mio, allora, è un anno un po' così, insomma, un po' alle spese, tutto quanto, ci siamo regalati un viaggetto, andiamo via 3 giorni per Capodanno, e quindi vabbè, il regalo è quello, anche se beh, io gli ho comprato il, vabbè, non, cioè, non è che abbia, gli ho comprato il, no, non il computer, gli ho comprato il portacomputer che vi avevo mostrato forse, no, forse no, perché mi era arrivato, non arrivava, mi sono fatto casino e quindi non è, insomma. E però vabbè, è una cavolata, giusto perché e però è la decisione, no, non ci regaliamo nulla, va bene così, ci regaliamo il viaggio. Però invece poi siamo tornati a casa e allora di Blue Esprit te ne devi andare, pum, vabbè, vi faccio vedere una scatola sola, anche perché sto sfavando con il tempo, mi sa. Allora, una è questo è il braccialetto. Questo è il bracciale con il gattino qua vicino. E assieme la catenina. Queste sono di quelle che praticamente hanno il cosino qui che si dovrebbe muovere, però almeno non escono. Vabbè, comunque adesso è un po' storto, ma perché comunque l'ho usata. E il gattino. Eccola qua, è fine, è sottile, infatti devo stare, io sono un po', ogni tanto sono un po' un orso nei movimenti, ma niente, non si alza, comunque vabbè questa. Ok, e nulla, va bene, io ho sforato con il tempo, mi sa, quindi spero che il video vi piaccia, spolliciate, iscrivetevi al canale, vi rinnovo gli auguri per queste feste, insomma, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!